Il giro in bici. È una splendida giornata. Peppa e George stanno facendo colazione. Oggi è una giornata perfetta per fare un giro in bici. Un giro in bici! Che bello! Peppa e George adorano andare in bici. Peppa ha la sua bicicletta. George ha il suo triciclo. E mamma e papà Pig hanno il tandem. Che cos'è quello? È la nostra bicicletta. Io mi siedo davanti, mentre mamma Pig userà questo posto. E attaccheremo anche questi sellini speciali, così possiamo portare anche voi. Però noi vogliamo andare sulle nostre biciclette, mamma. George è un po' troppo piccolo, si stancherebbe molto in fretta, Peppa. Ma io ormai sono grande, non mi stanco facilmente. Faremo un giro piuttosto lungo, Peppa. Sei proprio sicura? Sì, papà, non preoccuparti. Molto bene, siete tutti pronti? Sì, papà Pig! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa, è soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino, ma sto comunque vincendo io! Ah-ha! E ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto. Hai visto? Abbiamo vinto la gara. No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando. Ma adesso sì! Provate a prendermi! Ah-ah! Non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ciao, Anatre! Oh, avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo! Oh, povero me! È davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando! Oh, scusami, papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, ciao Peppa! Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Peppa e i suoi amici si sono messi in posizione. Siete tutti pronti? Pronti! Potrete partire dopo che vi avrò dato il segnale in questo modo. Pedro è partito in anticipo. No, Pedro! La gara non è ancora incominciata. Mi scusi, signor Pig. Quello di prima era solo un esempio per informarvi che il segnale è questo. Pedro, fermati! Ti chiedo scusa, Pedro. Questa volta la colpa era solo mia. Ma state attenti perché ora userò questo per darvi il via. Ha detto via? Sì, l'ha detto! Facciamo! Sbrigati, Peppa! Ma, papà, non hai ancora dato il segnale! Danny Cane è in testa. Aspettate! Whee! Ho vinto! Bravissima, Peppa! Grazie! In effetti sono molto veloce nelle discese. Gli amici di Peppa devono rientrare. Ciao, Peppa! Ciao! Andiamo a casa anche noi, Peppa. Mamma, sono molto stanca. Con tutto quel salire e scendere dalle colline, le mie gambe non ce la fanno più. Posso venire insieme a te? Ma come facciamo con papà Pig? Papà potrà usare la mia bici. È molto veloce. Oh, va bene. Mi piace un sacco il tandem. Papà, come va con la mia bici? Bene, tesoro. Sembra fatta per me. Il trenino del nonno. Peppa e George sono andati a giocare a casa dei nonni. Che cos'è questo rumore? Il nonno sembra molto impegnato. Buongiorno, Peppa e George. Avete un tempismo perfetto. Ho appena finito di costruirla. E possiamo chiederti che cosa hai costruito? Ve la faccio vedere. Wow! Che
bello, un trenino giocattolo. Questo non è un giocattolo. Il suo nome è Gertrude. È una locomotiva miniaturizzata. Ma allora per camminare avrà bisogno delle rotaie. Oh no, ho dotato la mia Gertrude di normali ruote. Così posso usarla dove mi pare e piace. Nonno, possiamo salire su Gertrude? Saltate su! Motori al massimo! Ciao ciao nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. I maiali sul treno fanno oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. I maiali sul treno fanno oink 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 tutto il dì. Ecco nonno cane con Danny cane. Ciao ragazzi. Ciao Danny. Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti, nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno! A più tardi! La signora Coniglio guida lo scuolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, tutto il dì. Che grossa pozzanghera! Se non vogliamo rimanere impantanati, forse dovremmo prendere un'altra strada. No, è solamente un po' di fango. Coraggio, Gertrude, puoi farcela! Coraggio, autobus, puoi farcela! L'autobus è bloccato. Accidenti! Buongiorno, signora Coniglio. Che cosa mi racconta? Mi sono impantanata. Le dispiacerebbe aiutarmi? Con piacere. Il suo carro attrezzi è abbastanza forte? È naturale. Ha funzionato? No. Ci servirebbe un mezzo più potente del carro attrezzi. Per caso posso esservi utile? No, non c'è niente di cui non posso occuparmi da solo, grazie lo stesso. Mi è venuta un'idea. Per tirarmi fuori da qua, possiamo usare quel treno. Perché non provare, signora Coniglio? Il treno del nonno tirerà l'autobus fuori dal pantano. Motori al massimo! Coraggio, Gertrude! Ci siamo! Perfetto! Evviva! Ben fatto! È incredibile quello che un treno giocattolo può fare! Un giocattolo? La mia Gertrude non è affatto un giocattolo! Gertrude è il miglior treno del mondo, il più bello di tutti! Pattinaggio sul ghiaccio. Peppa è andata a pattinare sul ghiaccio con la sua famiglia. Ci divertiremo tanto! Peppa e George non hanno mai provato a pattinare sul ghiaccio. Senti, George, non sarai bravo quanto me a pattinare. Perciò fai quello che faccio io. Sono certo che tutti noi saremo molto bravi. Sì, ma soprattutto io. Per prima cosa prendiamo i pattini. In pista bisogna indossare i pattini. Salve, signora Coniglio. Salve, mamma Pig. Vorremmo affittare dei pattini, per favore. Ecco qua. Grazie. Grazie. Buona pattinata. Ecco Susie Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Zoe Zebra, Candy Gatto, Emily Elefante e Pedro Pony. Gli amici di Peppa sanno pattinare molto bene. Anche Peppa vuole pattinare. Ciao a tutti.
la prima volta che pattini, Peppa? Sì. Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi. Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami. Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No. George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ma è davvero facile. Adesso posso farlo anche da sola, mammina. Spingi, spingi, scivola. Spingi, spingi, scivola. Ben fatto, Peppa. Guardatemi, sto pattinando. Peppa se la cava molto bene. Già, sono un'ottima insegnante. Rallenta, Peppa, o sbatterai contro qualcuno. Non preoccuparti, mammina, sono una bravissima pattinatrice. Oh, dove sono i freni? Oh, perbacco, ho dimenticato di dire a Peppa come si frena. Oh, oh. Mamma Pig ti ha insegnato a pattinare, però io ti ho fatto vedere come si cade. Sì, sono diventata la campionessa della caduta. George, vuoi provare a pattinare sul ghiaccio? No. Dai, vieni con me, è divertente, ti insegno io. Allora, prima di tutto devi... George, torna indietro! Non ho finito di insegnarti come si pattina! Che sorpresa! George sa pattinare benissimo! Wow! Guardate George! Wow! Complimenti, George! Ma ora devi imparare a fermare i pattini! Ben fatto, George. Sei un magnifico pattinatore. Sì, pattini abbastanza bene, George, considerato che è la prima lezione. Su, forza, andiamo a pattinare. Sì! Peppa e George adorano pattinare. Tutti quanti adorano pattinare. Mammina e papino mi hanno insegnato come si pattina, ma io l'ho insegnato a te, George. La gita in montagna. Oggi Peppa e i suoi amici faranno una gita in autobus. Bambini! Bambini! Attenzione, per favore! Adesso procedo con l'appello. Peppa e George. Presenti! Rebecca e Richard Coniglio. Presente. Susie Pecora. Presente. Zoe Zebra. Presente. Danny Cane. Presente. Emily Elefante. Presente. Pedro Pony. Pedro Pony non è presente. Scusi, siamo in ritardo. Pedro, stavi per perderti la gita dell'asilo. Mi scusi, Madame Gazzella. Non importa, sei arrivato in tempo. Tutti a bordo! La signora Coniglio è il conducente dell'autobus. A tutto gas! A più tardi! Bambini, attenzione per favore. Oggi faremo una bella gita in montagna. Evviva! Avete portato tutti il pranzo al sacco? Sì, Madame Gazzella! Madame Gazzella, possiamo mangiare adesso il nostro pranzo? Peppa, mangeremo tutti insieme quando saremo in montagna. Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela! Anch'io, ma la mia è verde. Scambiamocele! Ok.
Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus, so che ce la puoi fare. Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodolei! 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 Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane. Le anatre stanno mangiando troppo in fretta. Può far bacco! È ora di tornare a casa. La giornata è stata molto divertente. Cantiamo insieme una canzone. Possiamo cantare la canzone del Bing Bong? Oh, oh. Per favore, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong! Va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bong e un bing. Bong, bing, boom, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, boom. Bong, bing, boom, bing, bong, bing, bing, bong, bing, li, bong, li, boom. La gita nel bosco. Peppa e la sua famiglia hanno in programma una scampagnata nel bosco. Papino, che cosa vedremo oggi in campagna? Tanti uccelli, alberi, prati fioriti e api. Dinosauro! No, George, non credo che ci saranno anche dei dinosauri. Qui inizia il sentiero nel bosco. Arrivati! Evviva! Papà Pig, ti stai scordando il pranzo? Oh, 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 non potrei mai. Papino, come facciamo a sapere dove andare? Facile! Secondo la mappa, c'è una freccia che indica la direzione da prendere nel bosco. Eccola! Ben fatto, Papà Pig! Accipicchia! Papà Pig ha dimenticato il cesto da picnic. Peppa, che cosa osservi di interessante? Soltanto alberi e alberi e ancora noiosissimi alberi. Forse, tesoro, non stai guardando bene a fondo. D'accordo. Guarderò molto più a fondo, ma so che continuerò a non vedere niente. Oh, che cosa sono? Peppa ha scoperto delle impronte. Di chi sono queste impronte? Dinosauro! Oh no, George! Queste non sono impronte di dinosauro! Su, seguiamo la traccia e scopriamo chi l'ha lasciata. Sì! Shh! Dobbiamo fare piano però, così l'animale non scapperà via. Sì, mammina! George! Shh! Peppa e George seguono le tracce. Guardate! Le impronte sono state lasciate da un uccellino. È volato sull'albero. Dove? Tieni, Peppa, guarda dentro al binocolo. Il binocolo ingrandisce le cose. Vedo uno, due, tre uccellini. Ah, oh, chissà cosa mangiano. Mangiano vermi. Ma è disgustoso.
George ha scoperto delle altre impronte. Sono impronte piccolissime. Sono state lasciate da quelle formiche. Stanno raccogliendo delle foglie da mangiare. Si faranno una bella insalata per pranzo. Sì. A proposito di pranzo, è ora del picnic. Oh, il picnic! Papà Pig, hai dimenticato di prendere il cesto, non è vero? Sì, ma non è un problema. Basta tornare indietro, mangeremo in auto. E da che parte è la macchina? La mappa ce lo indicherà. Seguitemi. Chi ha messo qui l'albero? Non è nella mappa. Oh, Papà Pig, ci siamo persi, non è così? Sì. Come faremo a ritrovare la strada di casa? George ha scoperto ancora altre impronte. Guarda che impronte grandi! Dinosauro! Davvero interessante. Come? Non mi direte che George ha trovato delle vere impronte di dinosauro? No, quelle sono le nostre impronte. Se seguiamo la traccia all'indietro, riusciremo a tornare alla macchina. Col cesto da picnic! Evviva! Niente ci può fermare ora. Torneremo a casa sani e salvi. Oh, non avevo previsto la pioggia. Ecco qua, per fortuna io ho portato un ombrello. La pioggia sta cancellando tutte le impronte. E ora come faremo a ritrovare la nostra auto? Col cesto da picnic. Sono le anatre! Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Sa, signora anatra, abbiamo portato un bel cesto da picnic. Ma non sappiamo dove sia. Trovato! Signora anatra, per favore, può indicarci dov'è il nostro cesto? Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Grazie, signora anatra! A me piace camminare nel bosco. Già, e a me piacciono i picnic. Anche alle anatre piacciono i picnic. E agli uccellini piacciono i picnic. E alle formiche piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Teddy va in gita. Oggi Peppa e la sua famiglia andranno in gita. Faranno un picnic. Peppa, George, avete tutto quello che vi serve? Sì, io porterò Teddy. Dinosauro! Se portate i giocattoli, non dovete perderli di vista. Sì, mamma. Siamo pronti a partire? Sì, sì, Papà Pig. Bene, andiamo allora. Dinosauro! George ha scordato il dinosauro a casa. Oh, George, dovresti fare più attenzione a dove lasci il tuo dinosauro. Dinosauro! Siete tutti assolutamente sicuri di non aver dimenticato qualcos'altro? Sì, Papà Pig! Teddy! È rimasto dentro casa! E dove l'hai lasciato, Peppa? Mi pare sul tavolo della cucina. Insomma, non abbandonare Teddy dappertutto o lo perderai. Ciao, Teddy! Ora ci siamo tutti. Pronti a partire? Sì, Papà Pig! Andiamo! Questa è l'area picnic. Eccoci! Evviva! Oh, sapete, adoro venire in questo posto. È così pacifico, così silenzioso. È Zoe Zebra insieme a suo padre, il postino della città. Buongiorno, signor Zebra. È venuto a portarci la posta? No, Peppa. Oggi è il mio giorno libero. Non devo consegnare nulla. Ehi, siamo qui per fare un picnic. Come noi. Ma allora, perché non facciamo il picnic tutti insieme? Sì. Che splendido picnic. Mamma, adesso ci possiamo alzare da tavola. Vorremmo andare a giocare. Va bene, Peppa. Zoe, guarda, ho portato Teddy. Io ho portato la mia scimmia. Dinosauro. Abbiamo anche questo finto servizio da picnic. Perché non ci giochiamo insieme? Oh, ecco le anatre. Vengono ogni volta che facciamo un picnic da queste parti. Abbiamo del delizioso tè finto. E anche una torta. È finta, ma è buonissima. Vi assicuro
sicuro che è squisita. Volete assaggiarne una fetta? Accipicchia! Non credo che le anatre vogliano della torta immaginaria. Oh, beh! Vuol dire che ce n'è di più per la tua scimmia, il dinosauro di George e il mio Teddy. Mmm, deliziosa! La mia scimmia dice, mai mangiato niente di più buono. Peppa! George! Dobbiamo rientrare! Ciao, Zoe! Ciao, ciao! Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig! Forza, torniamo a casa anche noi, Zoe! Va bene, papà! Tazze, piatti, scimmia, Teddy... Oh, no! Tu non dovresti essere qui, Teddy! Peppa ha dimenticato Teddy di nuovo! Peppa e gli altri sono a casa! Credo di aver guidato abbastanza oggi. Adesso l'unica cosa che voglio è rilassarmi. Mi sdraierò sul divano e guarderò un po'... Teddy! Mi sono scordata di lui! Oh, Peppa! Ora Papà Pig sarà costretto a guidare di nuovo fino all'area picnic. Beh, per Peppa questo è d'altro. Ma è il signor Zebra! Il postino! Non aveva detto che oggi è il suo giorno libero, signor Zebra? È vero, oggi non lavoro, ma mia figlia Zoe deve effettuare una consegna molto speciale per la signorina Peppa Pig. Tieni, questo è per te. Che cosa c'è dentro? Ma è Teddy! Il povero Teddy stava piangendo, così lo abbiamo riportato da te. Ti ringrazio, Zoe. Per fortuna Zoe ha riportato a casa Teddy sano e salvo. Però, Peppa, dovresti fare più attenzione a lui. Hai ragione, mamma. Sei stato un orsetto molto monello, Teddy. Ora mi devi promettere che non ti allontanerai più da me. Ci siamo capiti? Scusami, Peppa. Te lo prometto. Le vacanze di Polly. Nonna e nonno Pig devono andare in vacanza. Stanno portando Polly a casa di Peppa, che dovrà prendersene cura insieme a George. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, nonno Pig. Buongiorno, nonna Pig. Polly è molto contenta di passare le vacanze con te, George. Ciao, Polly. Ciao, Polly. Polly ripete quello che dicono gli altri. Nonna, cosa c'è dentro quella valigia? Qui c'è il cibo di Polly. George, secondo te qual è la cosa che preferisce mangiare? Torta al cioccolato! No, non la torta al cioccolato. A Polly piace il becchime. Piace il becchime? Voglio darglielo io il becchime. Posso, nonna Pig? Certo. Ma ti devi ricordare che è molto importante che tu non gliene dia troppo. Sì, starò attenta. Nonno, posso far uscire Polly dalla gabbia? Certo, ma solo se tieni chiuse tutte le porte e le finestre della casa. Così Polly non può volare via. Va bene, nonno, ho capito. Allora ciao, Peppa, e ciao anche a te, George. Buone vacanze, nonna Pig! Buone vacanze, nonno Pig! Buone vacanze, nonna Pig! Buone vacanze, nonno Pig! Vorresti una tazza di tè? Vorresti una tazza di tè? George dà il becchime a Polly. George, guarda che gliene hai messo troppo! Polly diventerà molto grassa e poi scoppierà come un palloncino! Bam! Come un palloncino! Bam! Che cos'è questo suono? Il gelato! Evviva il gelato! Oh no! George non ha chiuso la porta! Gelati! Gelati! È la signora Coniglio, la gelataia. Buongiorno, mamma Pig. Salve, signora Coniglio. Quattro gelati, per favore. Grazie, signora Coniglio. George, ti sei dimenticato di chiudere la porta. Polly sarà volata via. Non ti preoccupare. Sono sicuro che è ancora dentro. Polly non c'è. Guardate. E adesso che cosa facciamo? Nonno e nonna Pig sono molto affezionati a lei. Forse dovremmo provare a cercarla in cortile. Guardate, che cos'è quello? Che cosa ha visto mamma Pig? È Polly! Evviva! Ma un momento, adesso
facciamo a farla scendere dall'albero? Non c'è problema. Ci penso io a prenderla. Vieni qui, Polly. Vorresti una tazza di tè? Oh no, Polly è volata su un ramo più alto. Oh mamma. Fa attenzione, papà. Non cadere dall'albero come fai tutte quante le volte. Non ti preoccupare. Starò molto attento. Dai, Polly, avvicinati. Piace il becchime. Dove starà andando George? Ha portato il becchime di Polly. Lei adora mangiare il becchime. George è riuscito a farla scendere dall'albero. Evviva! Che cos'è questo suono? È il cellulare di Papà Pig. Aiuto! Oh! Pronto? Oh, ciao, nonna Pig. Ciao, Papà Pig. Potrei parlare con Polly? Certo, te la passo. Ciao, Polly. Ti stai divertendo in vacanza? Ciao, Polly. Ti stai divertendo in vacanza? La capsula del tempo. Peppa e i suoi amici sono all'asilo. Quest'oggi mi piacerebbe fare una capsula del tempo insieme a voi. Che cos'è una capsula del tempo? Ecco, si tratta di una cosa che servirà a mostrare alle persone che nasceranno nel futuro il modo in cui viviamo. E come? Metteremo delle cose in questo contenitore e poi andremo a sotterrarlo qui fuori, in cortile. E crescerà un albero? No, Susie. La capsula resterà sottoterra per tantissimi anni. Oh! Allora, che cosa potremmo metterci dentro? Un fumetto! È un'idea grandiosa, Peppa. Un po' di musica! Molto bene, Susie. Un giocattolo! Una moneta! Dei francobolli! Una carota! Oh oh, ti piacciono molto le carote, vero Rebecca? Sì. Ottimo lavoro! Faremo conoscere alle persone del futuro le nostre abitudini. Madame Gazzella, scusi, ma nel futuro come si vivrà? Dimmi, tu come te lo immagini? Secondo me nel futuro abiterò sulla luna. E tutti i miei amici verranno a trovarmi spesso. E io girerò l'universo con un razzo. Ciao ciao. Ora registreremo un messaggio che consegneremo ai posteri. Dite ciao alla gente del futuro. Ciao gente del futuro. Probabilmente vivete tutti sulla Luna adesso. E andate in vacanza su Marte. E al posto delle macchine guidate i raggi spaziali. Un video stupendo. È quasi l'ora di tornare a casa. I genitori sono arrivati. Mamma, papà, abbiamo fatto una capsula del tempo. Oh, Papà Pig, non è che ci daresti una mano a scavare un bel fosso? Certo, con piacere. Papà Pig sta scavando un fosso per la capsula del tempo. Ecco fatto. Possiamo tirarla fuori adesso? Oh no, deve rimanere sottoterra per tanti, tantissimi anni. Ma non voglio aspettare così tanto. Pep, sei tale e quale a tuo padre quando era piccolo. Davvero? Certo, me lo ricordo bene perché ero la sua maestra. Era la maestra del mio papà? Sì, i vostri genitori erano tutti miei allievi, non è vero? Sì, Madame Gazzella. E quando avevano la vostra stessa età, fecero una capsula del tempo anche loro. Me lo ricordo, e la sotterrammo sotto un alberello. La tiriamo fuori? Va bene. Se non mi sbaglio, dovrebbe trovarsi da queste parti. Oh, l'albero però era molto più piccolo. Eh già, sono passati un sacco di anni ormai. È cresciuto un pochettino rispetto ad allora. Forse ho trovato qualcosa. È la nostra vecchia capsula del tempo. Evviva! Non vedo l'ora di aprirla. State indietro, bambini. Sì, Madame Gazzella! Vediamo un po' che cosa abbiamo qui.
Oh, è un vecchio fumetto. Me lo ricordo, era il mio preferito. Un vecchio giocattolo. Ah, quanto mi piaceva! Della musica. Andavo matta per quel disco. E infine una vecchissima carota. Quella era mia. Ottima scelta, mamma. Oh, e c'è anche un video con le vostre mamme e i vostri papà quando erano piccoli. Oh! Chi è quel maialino al centro con gli occhiali? Oh, quello è Papa Pig. E quella sono io. Ciao, gente del futuro! Avevi una vocina davvero buffa, papà. Probabilmente vivete sulla luna adesso. Eri proprio uno sciocchino. Fare una capsula del tempo è divertentissimo, ma ritrovarla lo è ancora di più. L'esame della vista. Pippa e George stanno giocando con Pedro Pony. Vogliono andare a saltare nelle pozzanghere di fango. Pedro è scivolato e ha perso i suoi occhiali. Dove sono i miei occhiali? Senza gli occhiali Pedro non vede molto bene. Oh. George ha trovato gli occhiali di Pedro. Oh. Che tontolone! Ecco, tieni. Grazie. Pedro, come mai tu porti gli occhiali? Perché devo. È quello che mi ha detto l'ottico. E che cos'è un ottico? Il mio papà è un ottico. Lui controlla se le persone vedono bene. Come? Può vedere dentro la mia testa? No, fa un esame della vista. Vuoi che ti faccia un esame della vista? Sì, fammi un esame della vista. Ok. Interessante. Chiudi un occhio e poi dimmi cosa vedi. Riesco a vedere George. Ora chiudi tutti e due gli occhi. Adesso non riesco a vedere niente. Non riesci a vedere. Davvero molto interessante. Mi sa che devi mettere gli occhiali. Oh, sul serio? Sì. Pedro, andiamo a casa. Ciao, Pedro. Hey. Ciao, ciao. Mammina, devo mettere gli occhiali. Cosa? Pedro mi ha fatto un esame della vista. Devo mettere gli occhiali. Sono sicura che ci vedi benissimo. No, mamma, perché quando chiudo tutti e due gli occhi non riesco a vedere niente. Nessuno è in grado di vedere con entrambi gli occhi chiusi. Oh. Che cos'è questa storia degli occhiali? Pedro conosce tante cose sugli occhiali. Il suo papà è un ottico. Va bene, Peppa. Ti porterò dall'ottico che ti farà l'esame della vista. Andiamoci subito! George, vuoi fare anche tu l'esame della vista? No. Peppa è andata dall'ottico. Il signor Pony è l'ottico. Buongiorno, Peppa. Per favore, siediti. Dimmi, come posso esserti d'aiuto? Voglio fare un esame della vista, per favore. Detto fatto. Indossa questi occhiali speciali e dopo guarda il cartello. Il signor Pony sta controllando la vista di Peppa. Mi dici, per favore, che lettere sono queste? Ok. A, B, C, D, E, F. Brava! E ora questi numeri, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molto bene. E adesso che colori sono? Rosso, verde, arancione, blu, giallo, viola. Eccellente! Verifico l'esito del tuo esame. Ti va di provare degli occhiali? Sì, grazie. Ti piacciono questi occhiali, Peppa? Sono così buffi! Hai ragione, indossa questi qua. Sono troppo grandi! Questi allora? Wow! Mi piacciono tanto, mammina! Sì, Peppa, ti stanno benissimo. Gli occhiali mi stanno benissimo! Buone notizie! La vista di Peppa è perfetta! Oh, allora non mi servono gli occhiali. No. Ma a me piacciono davvero tanto questi occhiali. Oh.
Puoi sempre indossare un paio di occhiali da sole. Sì! Occhiali da sole! Ecco fatto! Mi stanno benissimo! Spero che ci sia il sole tutti i giorni, così potrò sempre indossare i miei occhiali da sole! La piscina! Peppa è andata in piscina con la sua famiglia. Papà Pig ha messo il costume da bagno. Mamma Pig ha messo il bikini. Peppa ha messo il costumino intero. Sbrigati, George! Ti stiamo tutti aspettando! Anche George indossa il costume da bagno. Peppa, George, adesso dovete mettervi i braccioli. Ecco, George, i braccioli ti fanno sembrare molto più grande. Tocca a me! Ottimo! Potete anche entrare in acqua ora. Evviva! È la prima volta che George va in piscina. Perché non provi a bagnare un solo piede per adesso? Magari con l'altro piede hai meno paura. Forse dovrebbe bagnarli tutti e due nello stesso momento. È una buona idea. Molto bravo, George. Ma prova a non schizzare così tanto, per favore. Arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard Coniglio. Buongiorno, Rebecca. Buongiorno a tutti. Richard, appoggiati a questa tavoletta. Potrai esercitarti a sbattere le gambe. George, vuoi provare anche tu a sbattere le gambe? Siete bravissimi, ma cercate di non schizzare. I bambini grandi non schizzano. Noi siamo molto bravi a nuotare. Quando George e Richard avranno la nostra età, nuoteranno bene proprio come noi. Non è vero, Rebecca? Sì. Oh! Richard gioca con l'annaffiatoio. Ehi, smettila, Richard! Accipicchia! Richard ha fatto cadere l'annaffiatoio in acqua. Mi dispiace, Richard, ma io non ci arrivo. È caduto troppo in basso per me. Mamma! Io non so nuotare sott'acqua. Neanche io ho mai imparato a nuotare sott'acqua. Tienimi gli occhiali un attimo, mamma Pig. Via! Ecco l'annaffiatoio! Ottimo lavoro, Peppa Pig. Modestamente, sono piuttosto bravo a nuotare sott'acqua. Giocare con l'annaffiatoio è da bambini. Noi vogliamo salire sul trampolino e tuffarci. Mi dispiace, Peppa, ma sul trampolino possono salire solo i grandi. Oh! Bambine, su col morale, vi faccio vedere io un bel tuffo. Non puoi farlo! La tua pancia è troppo grande! Sciocchezze! Ho vinto diverse gare di tuffi quando ero giovane. Sì, ma è passato molto tempo da allora, Peppa Pig. Per fortuna, durante gli ultimi anni mi sono tenuto in forma. Reggimi gli occhiali, per piacere. Avrete una visuale migliore se vi mettete di lato. Mi raccomando, papà, sta attento a non schizzarci! Tranquilla, non farò volare una sola goccia, vedrai! Credo che salterò da quello più alto. Fa attenzione, Peppa Pig. Sì, non schizzare, capito? No, non lo farò, Peppa. Ricordati di non schizzare, papà. Neanche una goccia, te l'avevo detto. Che bravo, papà. È stato davvero un tuffo bellissimo. Non ho bisogno dell'asciugamano. Ho sempre usato un altro metodo per asciugarmi. Alla fine, Peppa Pig ha schizzato tutti. Ma Peppa Pig! Oh, scusatemi tanto! L'isola dei pirati!
Nonno Pig porta Peppa e i suoi amici a fare una gita in barca. Siete tutti a bordo? Sì, sì, signore, capitano Nonno Pig! Motori al massimo! Ci vediamo! Ciao! Ciao, bambini! I bambini indossano il giubbotto di salvataggio. George, puoi mettere il mio cappello da pirata. Quest'oggi faremo rotta verso una vecchia isola dei pirati. E con un po' di fortuna potremmo anche trovare un tesoro sepolto. Wow! L'isola dei pirati sembra un posto magnifico. Terra in vista! Ecco, ci siamo! L'isola dei pirati! Evviva! Quello che cos'è? Questo si chiama Metal Detector. Serve a trovare i tesori nascosti. Nonno Pig sta usando il Metal Detector per cercare dei tesori. Aha! Il Metal Detector segnala qualcosa. Forza, scaviamo qui. Ho trovato una moneta! È un tesoro! Evviva! Coraggio, bambini, cerchiamo ancora! Aha! Abbiamo trovato qualcos'altro! Sembra molto grande! Santo cielo! Certo che questo tesoro è davvero pesante! Accipicchia, questo non è un tesoro nascosto! È solo un carrello della spesa arrugginito! Oh! È meglio finirla con la caccia al tesoro. Chi vuole costruire un grandissimo castello di sabbia? Io! È proprio un'idea stupenda, nonna Pig. Nel frattempo io controllo la barca. Nonna Pig aiuterà i bambini a costruire un castello di sabbia. Intanto nonno Pig si occupa di importanti faccende di bordo. Ah, come si sta bene. Magari potrei chiudere gli occhi solo un pochino per farli riposare. Nonna e i bambini stanno facendo un castello. Hanno bisogno di tantissima sabbia. Usano i secchielli per dare la forma alle torri. Che splendido castello! Evviva! Torniamo indietro. Oh, dove è finita la barca? Guarda, nonna! Oh, no! Nonno Pig si è addormentato e la barca si sta allontanando. Dobbiamo svegliarlo ad ogni costo. Gridate più forte che potete. Nonno Pig, svegliati! Svegliati! Oh no, nonno Pig è ancora addormentato. È troppo lontano, non ci potrà mai sentire. Siamo bloccati su quest'isolotto. Allora siamo naufraghi. Resteremo qui per centinaia di anni. Dovremo mangiare bacche e frutti di piante selvatiche. E poi dovremo mangiare insetti e animali viscidi. I genitori sono venuti a prendere i bambini. Ma dove sono? Ciao! Ciao a tutti quanti! La gita è andata bene? Sì, a dire la verità, credo di essermi dimenticato una cosa. Torno fra un attimo. Guardate! Nonno Pig sta tornando! Siamo salvi! Evviva! Bentornati a bordo, miei uomini! Ma insomma, nonno Pig, credevo che ci avessi abbandonati. Mi dispiace per quello che è successo. Vi prometto che la prossima volta non mi addormenterò. Dei pirati! Speriamo di rivederci! Mi piace molto quest'isola! Possiamo tornarci ancora? Ma è ovvio che ci torniamo, Peppa! Evviva! Bolle di sapone! Peppa e George stanno bevendo un'aranciata. Certo che siete due maialini rumorosi. George, guarda come salgono tutte le bollicine. Io so fare delle bolle più grandi. Peppa si diverte a fare le bolle. Bolle, bolle! Anche George vuole fare le bolle.
Peppa, George, quante volte vi ho detto che non si gioca a tavola? Mi dispiace, papà. Peppa, se ti piacciono le bolle, perché non vai a giocare con quelle di sapone? Sì, adoro le bolle di sapone. George, andiamo a giocare in cortile, vieni! Peppa insegna a George come fare le bolle. Allora, prima di tutto, immergi il bastoncino. Poi, fai un bel respiro. E soffia. Una bolla! George, adesso prova a farne una tu. Immergi per bene il bastoncino nel sapone. Sollevalo. Fai un bel respiro. E soffia! George si sta impegnando molto, ma ormai gli manca il fiato. George, non hai soffiato abbastanza forte. Se non ci riesci, puoi provare in un altro modo. Immergi il bastoncino nel sapone. Sollevalo e muovi il braccio. Tante bolle! Oh, è più divertente se ti metti a correre. Aspettami! George si diverte a fare le bolle, mentre Peppa le fa scoppiare. Adoro le bolle! Oh no, è già finito il sapone! Papà! Mamma! Il sapone per le bolle è finito! Non preoccuparti, Peppa, mi è venuta un'idea. Mamma Pig, va a prendere un secchio, per favore. Va bene, Papà Pig. Peppa, del detersivo. Vado, Papà Pig. George, tu invece portami una racchetta. Un secchio, del detersivo e una racchetta. Cosa vorrà fare Papà Pig? E adesso mi serve dell'acqua. Versa il detersivo. Bene, George, dammi una racchetta, per favore. Ti ringrazio. E ora state a vedere. Oh, wow! Papà Pig ha trovato un nuovo modo per fare le bolle. Guardate un po' qua. Sta attento, papà. Potresti scivolare. Non preoccuparti! Oh, oh, oh. Oh. Ti sei fatto male, Papà Pig? No, sto bene, davvero. Wow! Papà Pig ha fatto una bolla enorme. Oh, mamma, ho rovesciato tutta l'acqua insaponata. Che peccato, non possiamo più fare le bolle. Ma possiamo giocare a saltare nella pozzanghera di fango. Guarda. L'acqua insaponata ha formato una grossa pozzanghera. Evviva! Peppa adora saltare dentro alle pozzanghere di fango. Guardate! Dalla pozzanghera escono le bolle di sapone e sono un sacco! Peppa adora saltare dentro alle pozzanghere di fango con le bolle. Tutti adorano saltare dentro alle pozzanghere di fango con le bolle. Emily Elefante. Peppa e i suoi amici oggi vanno all'asilo. Ognuno di loro ha un attaccapanni dove appendere la giacca. Buongiorno, da oggi avremo una nuova compagna, Emily Elefante. Ciao, Emily! Ciao! Emily è un po' timida. Chi di voi vuol farle vedere dov'è l'attaccapanni? Io! Oh, non serve che lo facciate tutti. Peppa, ti va di mostrare a Emily dove può appendere la giacca? Certo, Madame Gazzella. Ognuno di noi ha il proprio attaccapanni. Questo sarà il tuo, Emily. Emily appende la giacca al suo attaccapanni personale. Allora, Emily, con che cosa ti piacerebbe giocare? Gli acquerelli, la plastilina oppure le costruzioni? Ecco, non lo so. Può darsi con le costruzioni.
E voi cosa preferite? Gli acquerelli, la plastilina o le costruzioni? Le costruzioni! Perbacco, bambini! Le costruzioni hanno molto successo oggi. Tutti vogliono sedersi vicino ad Emily. Guarda, Emily, ti insegno come si gioca. Metti i pezzi uno sopra l'altro, vedi? Così. Secondo me questo pezzo bisogna metterlo a fianco. No, si sbagliano, fa come me. In realtà questo è il modo migliore. Non li ascoltare, guarda, si fa così. Siete tutti molto gentili a volerla aiutare, ma dimmi, Emily, tu come sistemeresti le costruzioni? Non so se è il modo giusto, ma credo che farei una torre. Wow! Emily è brava a giocare con le costruzioni. È l'ora della pausa. Evviva! Emily, non ti piacerebbe andare a giocare fuori insieme agli altri? Sì, molto! Vi va di accompagnare Emily in cortile? Certo, Madame Gazzella! Durante la pausa, Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola. Che baccano! Perché non giochiamo a chi fa il verso più forte? Va bene, ci provo io per prima. Squeak, squeak! Questo verso era forte. Ora tocca a Zoe Zebra. Adesso a Susie Pecora. Ora a Danny Cane. Il suo era molto forte. È il mio turno! Ora ci sono io. E adesso io. Il verso di Peppa è quello più forte. Emily, sei tu la prossima. Devo giocare anch'io? Sì, per favore. Va bene, ci proverò. Accipicchia, che verso forte! Wow! Fallo di nuovo! Emily non è più timida. Senti, Emily, ti piacerebbe giocare al mio gioco preferito? E qual è il tuo gioco preferito? Saltare nelle pozzanghere di fango. Anche a me piace tantissimo. Peppa adora saltare nelle pozzanghere di fango. Emily adora saltare nelle pozzanghere di fango. Sembra un gran bel gioco. Vengo anch'io. Madame Gazzella adora saltare nelle pozzanghere di fango. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di fango. Allora, Emily, a quanto pare il tuo primo giorno d'asilo ti è piaciuto? Sì, Madame Gazzella. E sembra che tu ti sia fatta molti nuovi amici, non è vero? Sì! Emily Elefante è una mia amica. Ed è anche amica mia. E mia. E mia. E mia. E mia. E mia. Emily, chi di noi ti piace di più? A me piace Susie e Danny e Zoe e Rebecca e Pedro e Peppa! George prende il raffreddore. È una giornata piovosa. Peppa, George, mettetevi gli impermeabili. Quando piove, Peppa e George indossano l'impermeabile. Uffa! A George non piace mettere il cappello. George, la testa va tenuta al riparo. Perché? Perché non si deve bagnare. Perché? Perché puoi prendere un raffreddore. Perché? George, vuoi andare a giocare in cortile? Bene, allora tieni il cappello. Andiamo, George! Peppa e George vanno a saltare nelle pozzanghere. Uffa! George non vuole portare il cappello. Peppa, George! Tornate dentro! La pioggia è troppo forte per restare a giocare fuori. Oh, George, dov'è il cappello? George si è preso un raffreddore. Oh, povero piccolo. Sembra proprio che tu non stia bene. Non preoccuparti. Chiamerò il dottor Orso Bruno. Dottor Orso Bruno, chi parla? Sì, ho capito. Portate George al letto. Io sarò lì fra un attimo. La ringrazio, dottor Orso Bruno. A dopo.
Dobbiamo portarlo subito in ospedale e dargli le medicine. No, ho solo bisogno di andare a letto. Oh, allora in realtà George non è proprio malato. Achiu! Ma è disgustoso! Oh, povero amore. Ci pensa la mamma a te. George, devi stare al calduccio per un po'. No! George non vuole rimanere a letto. Achiu! George, devi restare sotto le coperte, capito? Perché? Perché non devi prendere freddo. Perché? Perché te l'ha ordinato il dottor Orso Bruno. Buongiorno. Allora, dov'è il mio paziente? Apri la bocca e di... George è un po' preoccupato. Peppa, visto che tu ormai sei grande, puoi far vedere a George come si dice Certo che posso. George ha preso il raffreddore. Ha bisogno delle medicine? No, ma la sera potete dargli un bel bicchiere di latte caldo per aiutarlo a dormire. Grazie, dottor Orso Bruno. Si figuri. Arrivederci. George è rimasto a letto tutto il giorno. Ora anche Peppa va a dormire. George, ti senti meglio? No, non si sente meglio. George, potresti non starnutire così forte? Come farò a dormire? George, devi bere un pochino di latte caldo. Ti farà riposare. Grazie al latte caldo, George si addormenta in un attimo. Buonanotte, tesorini miei. È tutto così tranquillo. È mattina. George ha dormito molto bene. George sta meglio. Venite tutti fuori. È una bellissima giornata di sole. George si è messo il cappello. Non vuole prendere un altro raffreddore. Oh, tesoro, non c'è bisogno che tu porti il cappello. Perché? Perché, come vedi, c'è bel tempo. Perché? George, vuoi smetterla di chiedere perché tutte le volte? Perché? George sta davvero meglio. Il giro in mongolfiera. È la festa della scuola e la signora Coniglio gestisce la lotteria. Signori, coraggio! Come primo premio vi offro un giro sulla mongolfiera. Wow, sembra divertente. Mi dà un biglietto per piacere. Con questo si vince una macchinina. Congratulazioni, Danny. Posso avere un biglietto anche io? Ma certo, Peppa. Che cosa vorresti vincere? Il giro in mongolfiera. Non sarebbe meglio vincere la torta al cioccolato fatta in casa? Peppa Pig adora le torte al cioccolato. Il biglietto rosso vince il giro sulla mongolfiera! Evviva! La mongolfiera è pronta a partire! Il numero di passeggeri, prego! Siamo in quattro. Vieni anche Teddy! Dinosauro! Oh, con l'orsetto e col dinosauro siete in sei! Tutti a bordo! Faccia presto, Peppa Pig! Salta su! Forza, papà! Siamo pronti a decollare! Massima potenza! Rotta verso il cielo! Ma è straordinario, signora Coniglio! Deve essere una pilota davvero esperta! Non esattamente! Questa è la prima volta che viaggio su una mongolfiera! Oh! Reggetevi forte! La signora Coniglio riscalda l'aria dentro il pallone per farlo sollevare. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Chi di voi vuole leggere la cartina? Lo farò io! Ma sei sicuro, Peppa Pig? Sono molto portato per queste cose! Ma questa cartina sembra un po' complicata. Volete salire ancora? Sì, per piacere. Più in alto, più in alto. La mongolfiera vola sempre più su. Oh, dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa. Stiamo solo attraversando una nuvola. Oh. Wow, il
Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu, verso il blu, noi voliamo sempre più su. Se con noi viaggerai, certo ti divertirai. Guarda, Teddy! Siamo davvero molto in alto! Peppa, sta attento a non farlo cad... Teddy! Sta precipitando! Non ti preoccupare. Andiamo subito a prenderlo. Tenetevi forte, ragazzi! Comincia la discesa! La signora Coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy. Non riesco a vederlo da nessuna parte. Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero. Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo. Più piano, più piano. Preso! Papa Pig ha ancorato Teddy. Teddy! Evviva! Oh no, nessuno guarda dove stanno andando. Guardate lì, sbatteremo contro l'albero. Tenetevi forte! Prima Teddy è rimasto impigliato e ora ci siamo impigliati noi. Papa Pig, ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì. Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì, dobbiamo essere finiti nel loro cortile. Come pensavo? Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonno Pig, siamo qua! Oh, santo cielo! Signora Coniglio, che cosa è successo? Ci aiuti, per piacere! Nonno! Non riusciamo più a scendere! Non preoccuparti, vi ho portato la scala! Evviva! Pian piano scendono tutti dalla mongolfiera. Nonno, nonna! Abbiamo fatto un giro sulla mongolfiera con la signora Coniglio. Doveva essere fantastico. Noi invece non possiamo offrirvi nient'altro che una fetta di torta al cioccolato fatta in casa. Una torta al cioccolato? Per me questo è fantastico. È stato il giro in mongolfiera migliore del mondo. E questa è la torta al cioccolato migliore del mondo. Il dipinto. Peppa e George oggi vogliono dipingere. Ci serve un foglio di giornale da mettere sopra il tavolo. Sì! Papa Pig lo sta ancora leggendo. Vi farò usare il giornale dopo che avrò finito di leggerlo. Giocate pure. Evviva! Ora possiamo iniziare a disegnare. Non si fa così, George. I bambini grandi non mettono le mani nei barattoli dei colori. George adora dipingere con le mani. Peppa adora dipingere con le mani. Siete molto bravi. Mi daresti una patata, per favore? Ma non sono ancora cotte, Papa Pig. Per caso hai già fame, papà? Non ho intenzione di mangiarla. Guardate un po' qui. Cosa vorrà fare Papa Pig? Wow! Ora, chi di voi mi sa dire che cos'è questo? Ma è un fiore! Bravissimo, papà! Adoravo dipingere quando ero un giovane maialino. Dove sono i miei vecchi strumenti? Papà, ma come mai ti sei messo quello strano cappello? Questo strano cappello è un basco. Mi serve per riuscire a trovare l'ispirazione. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papa Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde
non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. Uno, due e tre. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Perfetto, abbiamo finito il dipinto. Urrà! Oh, ci sono le anatre. Salve, signora anatra. Abbiamo appena fatto un dipinto. Le anatre stanno correndo sulla tavolozza. Show, show, non si fa così. Andatevene, show, state lontano dal nostro dipinto. Oh, 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 oh. Oh no, le anatre hanno lasciato delle impronte colorate su tutto il dipinto. Oh, caspiterina! Che cos'era tutto quel rumore? Mamma, le anatre hanno rovinato il nostro dipinto! Fatemi vedere! Le anatre stanno lasciando impronte dappertutto, proprio come hanno fatto sul dipinto. Il dipinto non è affatto rovinato, Peppa, anzi, è perfetto! Evviva! Oh, è vero! In effetti io sono un artista molto esperto! Proprio come le anatre! L'orologio cucù! È mattino. Mamma e papà Pig stanno ancora dormendo. Sveglia, sveglia, mammina e papino! Che succede? Chi è? È arrivata l'ora di alzarsi! Ma è ancora troppo presto! Non hai visto che ore sono, Peppa? No, papino! Il nostro orologio è rotto! Perbacco! Vediamo se si può aggiustare. Ah, il vecchio orologio a cucù! Come mai si chiama orologio a cucù? Perché dentro c'è un uccellino di legno, il cui nome è cucù. Io non ho mai visto il cucù. Tanto tempo fa abbiamo deciso di non ricaricare più l'orologio. Il suono del cucù era fastidioso. Oh, lo possiamo ricaricare, per favore? Senz'altro. Papà Pig sta caricando l'orologio a cucù. Ecco fatto. Papà Pig mette le lancette sull'ora esatta. Sono quasi le 9. Papino, ora possiamo vedere il cucù? Verrà fuori tra pochissimo. Ci puoi dire come fa, per favore? Beh, fatemi pensare. Muove la sua testa proprio così. Poi sbatte le ali proprio così. E dice sempre... cucù! Cucù! Che piccolo maialino rumoroso sei, George. Guardate, sta per uscire fuori! Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucù? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucù! E tu non l'hai visto! Ma non preoccuparti, vedrai il cucù alla sua prossima uscita. Ma devi aspettare, perché esce soltanto una volta ogni ora. È noioso aspettare. Dai, George, andiamo fuori a correre. George non vuole andare fuori a correre. Preferisce aspettare il cucù. Sono quasi le 10. George sta aspettando ormai da quasi un'ora. Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George! Grrr! Grrr, dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucù. Oh, non preoccuparti, George. Va pure a giocare in giardino. Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucù. Prendilo, George! Sono quasi le 11. Peppa! George! È ora di vedere il cucù!
Sbrigati, George! O perderai il cucù un'altra volta! Oh! George sta correndo più veloce che mai. George, l'hai visto il cucù? Cucù! 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 A Peppa e George piace imitare il cucù. Cucù! Cucù! È ora di andare a letto. Cucù! Peppa e George hanno molto sonno. Cucù! Peppa e George si sono addormentati. È già mattina così presto? No, è ora di dormire. Il cucù non sta molto bene. Ha solo bisogno di dormire, come te e George. Buonanotte. Buonanotte, piccoli maialini. George, io so come farlo stare di nuovo bene. Dobbiamo caricare la molla in questo modo. Mamma e Papà Pig dormono profondamente. Ah, che succede? Mammina, Papino, abbiamo qualcosa da farvi vedere. Il cucù sta di nuovo bene. Dal dentista. Peppa e George si lavano i denti ogni mattina. Oggi Peppa e George andranno dal dentista. Peppa, George, siete pronti per la visita di controllo? Io non vengo, sono troppo impegnata. Devo prendere il tè delle 5 con Teddy. Sì, siamo molto impegnati. Tutti vanno dal dentista, così i denti si mantengono puliti e sani. Ok, Papino. George, i tuoi denti sono puliti come i miei? George non è mai stato dal dentista. Avete degli adorabili dentini puliti. Sono certo che il dentista sarà soddisfatto. Peppa e George stanno aspettando il loro turno dal dentista. Che noia aspettare. Questa rivista è molto interessante. Sto imparando tutto sulle patate. Peppa, George, ora è arrivato il vostro turno. Evviva! Questo è il dentista, il dottor Elefante. Ciao, Peppa. Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottor Elefante. Brava. Dunque, chi è il primo? Inizio io, perché sono una bambina grande. Stai a guardare, George. Siediti, per favore. Tieniti forte. Bello! Ora apri bene la bocca. Ah. Ancora di più. Ah. Bene, diamo una bella occhiata. Per guardare i denti di Peppa, il dottore Elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa. È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani. Ha preso tutto da me. Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare. Sputala. George, ora tocca a te. No. George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde! Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George! E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore Elefante. George, apri la bocca, come faccio io! Così va meglio. Ho finito. I tuoi dentini sono forti e sani, George. Sono belli come i miei, dottor Elefante. Sì. George è molto fiero di avere dei denti puliti. George, non dimenticare l'acqua rosa. Peppa!
Perbacco, guardate qui! Qualcosa non va, dottore? La bocca di George è pulita, ma non si può dire lo stesso di questo giovanotto! Oh no! I denti sporchi del dinosauro di George hanno deluso il dottor Elefante! Per niente, Peppa! Il mio lavoro è far brillare i denti! Prego, il getto d'acqua, signora Coniglio! Il dentista usa l'acqua per pulire i denti del dinosauro. Lucidatrice, signora Coniglio. La spazzola è un po' rumorosa. Il dottor Elefante lucida i denti del dinosauro. Rosa, Rosa! Hai ragione, George. Anche il tuo dinosauro deve bere un po' della speciale acqua rosa. Perbacco! Che bei denti brillanti ha il dinosauro di George! Oh. Dinosauro! Ah! Mi hai fatto paura! George adora il suo dinosauro, soprattutto ora che ha i denti puliti. La gita in montagna! Oggi Peppa e i suoi amici faranno una gita in autobus. Bambini! Bambini, attenzione per favore! Adesso procedo con l'appello, Peppa e George. Presenti! Rebecca e Richard Coniglio. Presente! Susie Pecora. Presente! Zoe Zebra. Presente! Danny Cane. Presente! Emily Elefante. Presente! Pedro Pony. Pedro Pony non è presente. Scusi, siamo in ritardo. Pedro, stavi per perderti la gita dell'asilo. Mi scusi, Madame Gazzella. Non importa, sei arrivato in tempo. Tutti a bordo! La signora Coniglio è il conducente dell'autobus. A tutto gas! Aiutati! Bambini, attenzione per favore. Oggi faremo una bella gita in montagna. Evviva! Avete portato tutti il pranzo al sacco? Sì, Madame Gazzella! Madame Gazzella, possiamo mangiare adesso il nostro pranzo? Peppa, mangeremo tutti insieme quando saremo in montagna. Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela! Anch'io, ma la mia è verde! Scambiamocele! Ok! Peppa, Susie! Cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus, so che ce la puoi fare. Forza, autobus! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole! Ehu! Yodole! Ehu! Yodole! Yodolei! 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 Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic. A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane. Le anatre stanno mangiando troppo in fretta. Può far bacco? È ora di tornare a casa. La giornata è stata molto divertente.
Cantiamo insieme una canzone. Possiamo cantare la canzone del Bing Bong? Oh oh. Per favore, Madame Gazzella, la canzone del Bing Bong. Va bene. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bong e un bing. Bong bing boom, bing bong bing, bing bong bing li bong li boom. Bong bing boom, bing bong bing, bing bong bing li bong li boom. L'armadio dei giocattoli. È ora di andare a dormire. Santo cielo, perché i giocattoli sono sul letto? Perché è qui che vivono. Forza, dovete metterli immediatamente nel loro cestino. Ma il cestino è completamente pieno. Oh, Peppa ha ragione. Forse avete bisogno di un nuovo armadio? Sì, potrei costruirlo domani mattina. Ma se l'ultima cosa che hai costruito è questa mensola. È vero, e ne vado molto orgoglioso. Ma Papino, è tutta storta, vedi? Noi la usiamo come scivolo per Teddy e il dinosauro di George. D'accordo, allora l'armadio lo compreremo. Possiamo farlo anche adesso con il computer. Evviva! Mamma Pig sta acquistando un armadio per i giocattoli. Allora, quale volete? Possiamo comprare questo, mamma? Mi sembra perfetto. L'armadio è stato scelto. Congratulazioni! Il suo ordine è confermato. Oh, che bello! È mattino e il signor Zebra ha una consegna speciale. Posta! C'è un bel pacco in arrivo per la signorina Peppa Pig e per il signor George. Di che si tratta? È il vostro nuovo armadio! Oh, sembra un tantino sottile! Certo, perché lo dovete montare! Oh! Non preoccuparti, Peppa! Sicuramente per i tuoi genitori non sarà un problema! Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Che cosa facciamo ora? Ma è chiaro, montiamo il vostro armadio! Evviva! Ma che strano, non ci sono le istruzioni. Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle. Mamma, possiamo aiutarti? Certo. Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene uno verde. Grazie mille, Peppa. E adesso mi servono 4 gambe. 1, 2, 3, 4. Sono tutte per te, mamma. Perfetto, lo finiremo in un attimo. Tieni questa porticina rossa. Ti ringrazio, mi serviva. Ecco, finito. Hai fatto un ottimo lavoro. È molto piccolo. Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione. Oh, George ha trovato un altro pezzo. Forse quello è un ripiano di scorta. E ce ne sono tanti altri qui! Accipicchia, l'armadio è piccolo perché Mamma Pig non ha usato tutti i pezzi. Dobbiamo solo smontare questo e iniziare da capo. Oh no! Se soltanto ci fossero le istruzioni! Chi può mai essere? Rieccomi! Ho trovato questo dentro al mio furgoncino. Ma il nostro libretto delle istruzioni renderà le cose molto più semplici. Evviva! Le istruzioni sembrano proprio complicate. Non riesco a capire, non hanno senso. Lasci che ci pensi io, signor Pig. Me la cavo piuttosto bene con queste cose. Dice davvero? Come possiamo darle una mano? Potreste offrirmi del tè, mi farebbe molto piacere. Con 6 zollette di zucchero. Tutti preparano il tè per il signor Zebra. Il tè è pronto, signor Zebra. Wow! Finalmente l'armadio è a posto. Caspiterina, è stato veloce. Sì, e ho messo dentro tutti i vostri giocattoli. La ringrazio, signor Zebra. Ma non c'è più spazio per questi ultimi due. Oh, povero Teddy e povero dinosauro. E adesso dove vivranno? Ma perché semplicemente non ordinate un altro armadio? No! Mi è venuta un'idea fantastica. Sia Teddy che il dinosauro possono stare sui vostri lettini. Ma, mamma, quello
è sempre stato il loro posto. Certo, lo so. Per questo è proprio una buona idea. Il blackout. È sera. Peppa e George sono in salotto e ballano la loro canzone preferita. Papà Pig è nell'ingresso e passa l'aspirapolvere. Mamma Pig è nel suo studio e fa un lavoro importante al computer. Oh! Oh! Mamma! Papà! Si è rotto lo stereo ed è pure diventato tutto buio! E l'aspirapolvere all'improvviso si è spento. Anche il mio computer non funziona più. Mamma Pig preme l'interruttore, ma la luce non torna. Probabilmente c'è stato un blackout. E che cosa vuol dire? Se c'è un blackout, significa che non arriva l'elettricità. Che cos'è l'elettricità? Tesoro, l'elettricità è ciò che fa funzionare tutto quello che abbiamo in casa. E questa elettricità può tornare di nuovo? Sì, ma mentre aspettiamo, faremmo bene a cercare una torcia. Credo che ce ne sia una nello scantinato. Ottimo, vado io a prenderla. Io non riuscirai a trovarla. Oh, non ci sono problemi. Ci vedo benissimo anche se non c'è luce. Ma cosa ci fa questo qui? Oh, papà, è tutto a posto? Sì, c'è solo più buio di quanto immaginassi. Oh, adesso che ci penso, credo che la torcia in realtà sia in cucina. Mamma Pig ha trovato la torcia. Posso tenerla io? D'accordo. Grazie, mammina. George, guarda un po' qui. Peppa fa un'espressione buffa. Ma no, George, sta tranquilla, è solamente Peppa. Oh, dobbiamo avvertire vostro padre. È ancora laggiù al buio. Papà Pig è in cantina e sta cercando la torcia. Ma dove si sarà cacciata? Papà, la torcia era quassù. Per fortuna è sempre stata in cucina, non là sotto al buio. Hai ragione, una vera fortuna. Perfetto, e adesso aspettiamo. L'elettricità dovrà pur tornare prima o poi. Ma quanto tempo ci vorrà, esattamente? Secondo me, esattamente un sacco di tempo. Oh, ma Giorgio e io avevamo ancora voglia di ballare. Lo so io come divertirci. Che ne dite di guardare la TV? Oh, non vuole funzionare. L'elettricità serve anche per la televisione. Davvero? Certo. Oh, che cosa possiamo fare allora? Tanti anni fa, quando la televisione non esisteva, i bambini dovevano fare da soli i loro giochi. Ci sono! Mi serve una scatola di cartone. Cosa vorrà fare, Peppa? Mamma, ti dispiace fare un buco in questa scatola, per favore? A che cosa ti serve? Lo vedrai! Mamma Pig fa un buco nella scatola di cartone. Ecco fatto, Peppa. Grazie molte! Ora dovete rimanere seduti là sopra. Senti, George, tu dovrai puntare questa su di me, hai capito? Quest'oggi, a presentare il telegiornale, sarò io, Peppa Pig. Peppa ha costruito un televisore. Stasera, per colpa di un blackout, tutte le cose hanno smesso di funzionare e non è rimasta neanche un po' di elettricità. Sei davvero molto brava, Peppa. Papà ha detto che l'elettricità può anche non tornare per molto, molto tempo. Oh! È tornata la luce. Evviva! Ma come? Io non ho ancora finito. Dai, papà, spegni la luce. Come vuoi, Peppa. Bravo. Non saremo più obbligati a stare al buio. La regina ha appena trovato un po' di elettricità e dice che adesso tutti possono essere di nuovo felici. Ben detto, piccola. Urrà! E ora balliamo! A Peppa è piaciuto il blackout, ma è contenta che la corrente sia tornata. Le stelle. È quasi ora di andare a letto. Mamma Pig, Papà Pig e Peppa bevono una tazza di latte caldo. George, per quale motivo ti sei vestito da astronauta? Dovresti già essere in pigiama adesso.
George adora tutto ciò che riguarda lo spazio. Oh. George, devi toglierti il casco se vuoi bere il latte. È ora di andare a letto, bambini. Di notte a George piace ascoltare la sua giostrina spaziale. Ascolti ancora quella giostrina? Che noia lo spazio. Lo spazio non è noioso, Peppa. Guarda quante stelle in cielo. Sei sicuro che il cielo sia pieno di stelle? Io vedo tutto nero. È molto più facile vedere le stelle quando si è fuori. Possiamo andare fuori allora? Peppa, non puoi, hai addosso il pigiama. Forse, bambini, se mettete anche il cappotto sopra i vostri pigiami, possiamo provare a uscire per qualche minuto. Evviva! Papà, come mai ti sei sdraiato per terra? Per vedere le stelle è la posizione migliore. Guardate quelle stelle là sopra e immaginate di unire i punti. Quella si chiama Orsa Maggiore. Sì, e le stelle che stanno alla fine puntano verso la stella polare. Wow! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Papà Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta. Seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti! Chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella polare! Noi marinai la usiamo per riuscire a trovare la giusta rotta. Papà l'ha usata per riuscire ad arrivare fin qua. Ci sono altre cose interessanti in cielo? Certo! Quello è un pianeta, si chiama Saturno. Wow! Cosa sono quegli strani anelli? Sono anelli fatti di roccia e ghiaccio. Saturno è molto, molto freddo. Io e George potremmo fare un pupazzo di neve. Guarda, veloce! Oh! Vedi, quella è una stella cadente. Puoi esprimere un desiderio. Io desidero che quando George sarà grande e piloterà un razzo, mi porti nello spazio in uno dei suoi viaggi. Il compleanno di Papa Pig. Oggi è il compleanno di Papa Pig, ma deve andare a lavorare. Papà, vorrei che tu non fossi costretto a lavorare anche oggi. Lo vorrei anch'io, ma sarò a casa il più presto possibile. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Mentre papà è al lavoro, prepareremo tutte le sorprese che gli vogliamo fare. Prima facciamo una bella torta di compleanno. Dobbiamo mettere burro, zucchero e farina. Adesso aggiungiamo un uovo. E ora l'ingrediente più importante, i pezzi di cioccolato. Mamma Pig fa una torta al cioccolato. Papà Pig ne va pazzo. Mescoliamo per bene. Mamma, posso farlo io? Certo, Peppa.
Peppa adora mescolare. Anche George ci prova. Molto bene, George, così può bastare. Perfetto, versiamo l'impasto nella teglia. Evviva! Adesso non ci resta che metterla nel forno. Mamma, posso leccare il cucchiaio? Sì, tu puoi leccare il cucchiaio e George leccherà la ciotola. Evviva! Peppa e George adorano l'impasto della torta al cioccolato. Di sicuro a papà piacerebbe essere qui. Mamma, posso chiamare papà al lavoro così gli faccio gli auguri? È davvero una splendida idea. Questo è l'ufficio dove lavora papà Pig. Sì, pronto? Qui è il signor Coniglio. Posso parlare con il mio papà, per favore? C'è una telefonata per lei, sembra importante. Pronto? Qui è papà Pig che parla. Tantissimi auguri, papà! Buon compleanno! Ti ringrazio, Peppa. Torna presto oggi, capito? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Auguri di buon compleanno, papà Pig! Grazie molte! Per il compleanno di papà dobbiamo fare ancora una cosa! Sì! Dobbiamo preparare la sorpresa! Shh! George, ricordatelo! È un segreto! Peppa e George hanno dei secchi d'acqua. Mamma Pig ha dei palloncini. Che cosa sarà la sorpresa per papà Pig? Papà è tornato! Presto, a casa, veloci! Papà Pig è rientrato dal lavoro. Tanti auguri, buon compleanno! Grazie di cuore, ragazzi! Wow, quante candeline avete messo! È perché tu sei davvero molto, molto vecchio, papà! Devi spegnere tutte le candeline in una volta sola. Oh, oh! Allora farò del mio meglio. Urrà! Ed ecco il tuo regalo di compleanno. Grazie, tesoro. Dei nuovi stivali. Fantastico. Proviamoli subito. Peppa, George e Mamma Pig indossano i loro stivali. Papà Pig indossa gli stivali nuovi. Papà Pig ha trovato una pozzanghera. Vediamo se questi stivali funzionano. La pozzanghera è troppo piccola per Papà Pig. Mi servirebbe una pozzanghera più grande. Perché non provi a cercarla da questa parte? E questo cos'è? È la tua speciale sorpresa di compleanno! Che cosa vogliono fare? Una grossa pozzanghera di fango! Fantastico! I miei stivali di compleanno funzionano alla grande! Vi va di farmi compagnia nella mia pozzanghera di compleanno? Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere di fango. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di fango. Questo è il compleanno migliore della mia vita! Una fredda giornata d'inverno. Oggi fa molto freddo. Peppa e George indossano il cappello, il cappotto, i guanti e gli stivali. Guarda, George, gli alberi non hanno più le foglie. In inverno gli alberi perdono le foglie. Peppa e George hanno trovato una pozzanghera. Peppa e George adorano saltare dentro alle pozzanghere. Prima io. Fa così freddo che la pozzanghera si è ghiacciata. È molto scivolosa. Ecco mamma e papà Pig. Oh, guarda, una bella pozzanghera. Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere. Attento, papà! Stavo per cadere. Per fortuna ho un grande senso dell'equilibrio. Papà, le pozzanghere sono ghiacciate oggi. Non possiamo saltarci dentro. Non essere triste. Andiamo a dar da mangiare alle anatre. Evviva! Peppa e George adorano dar da mangiare alle anatre. Ciao, anatre! Vi abbiamo portato un po' di pane.
pane. Alle anatre piace il pane. Oh! Fa così freddo che il laghetto si è ghiacciato. Il ghiaccio è molto scivoloso. Scusateci se abbiamo riso di voi, ma è stata una scenetta buffa. Sta iniziando a nevicare. Guardate! Peppa e George adorano la neve. George, afferriamo i fiocchi di neve. Peppa e George vogliono afferrare i fiocchi di neve. George ne ha preso uno. Anche Peppa ne ha preso uno. Ecco Susie Pecora sul suo slittino. Ciao Peppa. Wow, Susie sembra uno spasso. Stiamo giocando a scendere dalla grossa collina. Ci sono anche tutti gli altri. Perché non saliamo sulla collina e guardiamo la gente che va in slitta? Sì, andiamo. Gli amici di Peppa giocano con le loro slitte. Oh no, George è scivolato. George, sei proprio buffo. George non la pensa allo stesso modo. È facile scivolare sulla collina. Forse dovrei portarti in braccio. Papà, posso stare in braccio anch'io? E va bene, Peppa. Speriamo che non sia tu a scivolare giù dalla collina. Non hai nulla di cui preoccuparti. Ricordatelo, io ho un ottimo senso dell'equilibrio. Facciamo una gara? Sì! Pronti? Partenza! Via! Eccoci qua! Siamo arrivati sulla cima. Continua a stare attento, Papà Pig, è molto pericoloso. Figurati se io sci... Ma... La... Siamo più veloci di tutti! Evviva! Peppa e George hanno vinto! Complimenti, Peppa! Il mio papà è lo slittino migliore che ci sia al mondo! Non è affatto divertente. Ammetterai che almeno un pochino lo è? Credo che dopo tutto lo sia davvero. Barchette di carta. Le anatre nuotano nello stagno. Sembrano molto felici. Arrivano Peppa, George, Mamma Pig e Papà Pig. Ciao, anatre! Le anatre vorrebbero del pane. Mi dispiace tanto, ma non abbiamo portato niente da mangiare. Oggi faremo un gioco molto più bello. Peppa ha portato la sua barchetta. Anche George ha portato la sua barchetta. Prima dobbiamo darle la carica, George. La barca di George ha un meccanismo a molla. Coraggio, forza! Metti subito la barca in acqua, altrimenti si scaricherà. George adora la sua barchetta. Mamma, dai la carica anche alla mia? La tua non ha bisogno della carica, Peppa. Quella di Peppa è una barca a vela. È il vento che la fa muovere. Non mi piace la mia barchetta. È ferma e non fa un bel niente. Il problema è che non c'è un filo di vento. Forse ha bisogno di un aiutino. Soffierò, soffierò e vedrai come si muoverà. Evviva! Andava velocissima. Peppa adora la sua barca a vela. Sta arrivando un'amica, Susie Pecora. Ciao, che fate? Ciao, Susie. Stiamo giocando con le nostre barchette. Io ho portato il motoscafo. Per caso funziona a molla? No, ci sono le batterie, vedi? Il motoscafo di Susie si muove grazie alle pile. Oh! È davvero una bella barca. Scusa!
scusi, signora Anatra. Arriva Danny Cane insieme a suo nonno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Danny. Mio nonno ha costruito questo battello e me l'ha regalato. Oh! Accipicchia, è davvero splendido. Ma come funziona? Come quelli veri, col vapore. Basta spingere questa levetta. Wow! Che fantastico battello! Arrivano Rebecca Coniglio e la sua mamma. Ciao, cosa fate? Ciao, Rebecca! Stiamo giocando con le barchette. Vorrei tanto averne una anch'io. Rebecca non ha una barca. Mi è venuta in mente un'idea. Per fortuna ho portato con me il giornale di oggi. Mi basterà prenderne solo una pagina. Ma quale potrei utilizzare? Cronaca? Sport? Oh, la moda! No, non la pagina della moda. Va bene, userò quella della finanza. Quando ero ancora un maialino, mi insegnarono a piegare i fogli di carta in questa maniera. Che cosa hai in mente, Papà Pig? Ed ecco a voi una bella barchetta di carta. Papà Pig ha fatto una barca per Rebecca. Grazie, signor Pig. Anche George vuole una barchetta di carta. Oh, credo che dovrò rinunciare alla pagina dello sport per oggi. La fa anche a me, per favore. Anche a me. Anche a me. Ma certo, ecco a voi, bambini. Papà Pig ha fatto una barchetta di carta per tutti. Perché non facciamo una gara? È un'ottima idea, mamma Pig. Mi raccomando, dovete soffiare con tutto il fiato che avete in corpo. Fate tutti un bel respiro. Pronti? Partenza? Via! Abbiamo un vincitore. La pagina dello sport di chi era? Quella è la barca di George. George ha vinto la gara. Evviva! Adoro le barchette. A me quelle che piacciono di più sono queste. Anche a noi! È ora di tornare a casa. È stata una giornata divertente. Ciao, ciao! Ciao, ciao, anatre! Ci vediamo! Alle anatre piacevano le barchette, ma sono felici di riavere lo stagno tutto per loro. Il riciclaggio dei rifiuti. Il signor Toro sta raccogliendo la spazzatura. È mattina presto, perciò il signor Toro cerca di fare più piano possibile. Ma non è molto bravo a fare poco rumore. Peppa e George stanno facendo colazione. Che cos'è questo fracasso? È di certo il signor Toro, il netturbino. Buongiorno, signor Toro. Buongiorno a tutti quanti. Devo andare. Ho dell'immondizia che mi aspetta. Ciao. Ciao. Il signor Toro ha svuotato il bidone della spazzatura. Molto bene, ora ritiriamo le tazze della colazione. Possiamo aiutarti, mamma? Ma certo, tesoro. Allora butto questa bottiglia vuota nel bidone. Peppa, nulli. E perché? Non buttare le bottiglie con gli altri rifiuti. Il vetro può essere riciclato. E che cosa vuol dire? Le cose che non si possono riutilizzare si devono buttare tutte insieme in questo bidone. Ma per quelle cose che possono essere riutilizzate si deve fare la raccolta differenziata. Nella scatola rossa si mettono i giornali, in quella azzurra i barattoli di latta e in quella verde le bottiglie. Peppa, la bottiglia che hai in mano, in quale scatola deve essere messa? In quella verde! Bravissima! È divertente! E ora tocca a te, George. Puoi trovarmi un giornale per la scatola rossa? George vuole riciclare il giornale di Papà Pig. Oh, 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 mi dispiace, ma questo non ho ancora finito di leggerlo, George. Te lo darò fra un minuto. E va bene. Prendilo pure, ecco. I giornali si devono mettere nella scatola rossa. Bene, ora che abbiamo raccolto abbastanza cose, possiamo portarle al centro di riciclaggio. Evviva! Andiamo! Mamma Pig porta le bottiglie, Peppa i barattoli di latta e George i giornali. Siamo tutti pronti? Sì, Papà Pig!
Allora partiamo! che bello si va a riciclare! Lattine, bottiglie, giornali! che bello si va a riciclare! Ecco il centro di riciclaggio della signora Coniglio. Siamo arrivati! Evviva! Benvenuti, amici! Salve, signora Coniglio! Siete venuti per riciclare dei rifiuti? Esatto, proprio così! Fate con comodo! Torno al lavoro! Cosa fa la signora Coniglio? Sta riciclando quelle vecchie automobili. Wow! Chi sa dirmi in quale contenitore vanno le bottiglie? In quello verde! Molto bene! E i barattoli vanno in quello azzurro! Proprio così, Peppa! George vuole riciclare i giornali. E va bene, George. Puoi buttarli tu i giornali se vuoi. Perfetto! Direi che per oggi abbiamo riciclato abbastanza. Certo! Torniamo a casa ora. Oh! Dov'è la nostra macchina? L'auto di Peppa è scomparsa. State indietro! La signora Coniglio la vuole riciclare. Oh. Si fermi! Quella è la nostra macchina! Cosa? Ma dite davvero? Certo! Non lo vede? Non è arrugginita come le altre! Che sciocca sono! Il fatto è che adoro riciclare! Sì, pure noi, sa? Ma adoriamo anche la nostra macchinina! Esatto! E anche la nostra macchinina adora noi! Non ho ragione? Le pozze fra le rocce! Peppa e George stanno andando al mare con nonna e nonno Pig. A Peppa e George piace molto il mare. Oh! Dov'è finita la sabbia? Mi dispiace, ma in questa spiaggia non ce n'è, Peppa. Come non ce n'è? Ma noi volevamo giocare con i castelli di sabbia! Peppa e George adorano fare i castelli di sabbia. Non piangere, George. Ascolta la nonna. Si possono fare tante cose divertenti su questa spiaggia. Che tipo di cose? Quando c'è la bassa marea, restano delle piccole pozze d'acqua fra una roccia e l'altra. Vedrete, sono davvero uno spasso. Sì, perché dentro ogni pozza si può trovare qualcosa che il mare ha portato con sé. C'è qualcosa che luccica in mezzo all'acqua. È una moneta! Wow! Magari si tratta del tesoro di un pirata. Andiamo alla ricerca di altre cose da raccogliere, viva? Bella idea! E poi le metteremo dentro al secchiello di George. Chissà quale sorpresa ci aspetta dentro questa pozza. Io qua non vedo niente di speciale, nonno Pig. Ricordati che c'è sempre qualcosa, Peppa. Controlla meglio. Adesso lo vedo anch'io! Certo! C'è un bel granchio! Il granchio ha pizzicato il dito di nonno Pig. Sei un granchio davvero monello! Guarda, George! Che granchio cammina andando di lato! George fa finta di essere un granchio. Anche Peppa ci vuole provare. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Pizzica, pizzica, pizzica. Aiuto, qua ci sono due grossi granchi rosa che mi vogliono pizzicare. Pizzica, pizzica, pizzica. Siamo due granchi monelli. Pizzica, pizzica, pizzica. Sciò, granchietti monelli. Perché non tornate nelle vostre pozze? Sì! Andiamo a vedere se ci sono altre pozze! Peppa, che cosa hai trovato? È una conchiglia! Prova a sentire il suono del mare. Il suono del mare? Se si avvicina una conchiglia all'orecchio, si sente il rumore delle onde. Wow! Sono riuscita a sentirlo! Mi piace un sacco la mia conchiglia! George,
Perché non ne cerchi una anche tu? Conchiglia! Quella non è una conchiglia. Oh. Peppa ha ragione. Non è una conchiglia. George ha trovato un fossile. Che cos'è un fossile? Si tratta dei resti di un animale che è vissuto molto tempo fa, quando c'erano i dinosauri. Dinosauri! Oh! Avevate ragione, una bella spiaggia. Certo, per noi è divertente, ma non per questa pesciolina. Dove? Oh! Povera pesciolina, vedete, è in trappola. Oh! Oh! Sta cercando di dirci che vuole il nostro aiuto per ritornare a casa. Magari potreste usare il vostro secchiello per portarla al mare. Sì! Peppa trasporterà la pesciolina dentro al secchiello. Non preoccuparti, pesciolina. Fra poco rivedrai tutti i tuoi amici. Ciao, ciao, cara pesciolina! Ciao, ciao! Oh! Adoro le pozze fra le rocce!